con un minimo di base di, per venire da una buona famiglia, quindi una base di cultura, potevano fare carriera. Molte volte per fare carriera si doveva abbiurare. Abbiurare mi ha spiegato che significava. Si andava nella moschea, si alzava la mano, si diceva la grande, dopodiché si veniva circoncisi e si cominciava la carriera. Potevano fare buono. E quello che si diceva ad Istanbul era che gli stranieri erano i più fedeli, perché non avevano famiglia, non avevano dove andare, mentre il sultano li pagava. Quindi a quel punto là si faceva la croce. Come abbiamo visto, c'era questa questione del riscatto e c'erano dei negoziatori, facilitatori, riscattatori, chiamate voi, professionisti. Intermediari. Non erano proprio intermediari, perché non è perché li prendevano e molto volte di nascosto li facevano fuggire via Grecia, con viaggi lunghissimi, facendoli passare per persone di altre nazionalità, eccetera. La cosa, diciamo, divertente, tra virgolette, è che se venivano presi, quello che era scappato veniva riportato a Costantinopoli e poteva ricominciare la sua attività di schiavo, di lavoratore dell'arsenale, mentre quello che faceva questo traffico di fuggiaschi veniva impalato. Cioè, o così. Quindi molte persone passano da un lato e dall'altro, da entrambe parti. C'è un testo che io ho letto in buona parte, è questo, che si chiama Viaggio di Turchia, che è una relazione di uno che si dichiara preso dai turchi, non preso dai turchi, ottomani, mentre era su una galera di Andrea Doria, perché la flotta di Andrea Doria scappò davanti agli ottomani, gli ottomani riuscirono a prendere 7 delle galee e quindi questo qua passò dal banco della galea genovese, dove era andato di buona voglia, si chiamavano di buona voglia, cioè quelli i rematori professionisti, sono di buona voglia, buona volontà, e fu portato a Istanbul, a Costantinopoli. Nel questo racconto che si svolge come dialogo, dice questo suo interlocutore, dice che il ratto lì seppe che doveva fingere perlomeno di saper fare qualcosa e che avrebbe avuto un avanzamento, quindi un miglior trattamento. E questo che fa? Si finge medico. Con un poco di inventivo, un poco di esperienza, poi andava in farmacia e si consultava con il farmacista, praticamente questo riesce a diventare medico di un sultano, non del sultano, di un visir, che lo prende a ben volere, gli leva i ceppi e quindi lui fa carriera per un certo numero di anni, dopodiché riesce a scappare con un greco che fa traffico di fuggiaschi, e riesce ad arrivare in Spagna di nuovo con un visto viaggio. Questo è un libro di 300 pagine in spagnolo, dettagliato con tutti i viaggi, con tutti gli imbrogli che fa, si fa passare per greco, si fa passare per tutto, fa un sacco di... Comunque ritorna in Spagna ed ha problemi con l'Inquisizione, perché circonciso. Questa è un'altra cosa che non so, non ho capito se lo facessero con malizia o soltanto perché era la religione, ma chiaramente per tornare, uno sapeva che tornando era evidente che aveva abiurato, perché era circonciso, perché partito da cristiano non era circonciso, tornava circonciso e si sapeva tranquillamente che se uno volesse rimanere, se uno voleva rimanere cristiano lì, poteva, perché non era un fatto di obbligo, non erano gli spagnoli nel Centro America dove dovevano cristianizzare tutti quanti per forza, no. Tant'è vero che ritorno un momento a questo Galeni quando muore lascia 3.000 schiavi e questi 3.000 schiavi erano, diciamo, lo stesso numero degli schiavi del sultano, per dire la potenza di questo Galeni. Questo Galeni aveva fatto costruire un quartiere che aveva chiamato Nova Calabria, quindi calabrese, aveva consentito a chi volesse rimanere cristiano di rimanere cristiano, gli ha procurato un prete altrettanto prigioniero e questi vivevano liberi e venivano pagati per fare i
carpentieri, calafati, eccetera, eccetera, negli arsenali del bosco.